quel po' di metri stare un pochettino più tranquillo. Stare un po' più rilassato. Intanto le prime tre posizioni, quattro, sono belle che congelate. Un ottimo Marco Fiore che qua a Spa vola. Qua a Spa va forte. Bravo Marco Fiore. Bravo, bravo, bravo. L'ultimo giro in 16,5. Praticamente, bene o male, gira mezzo secondo più lento dei primi due, ma neanche poi così tanto. Campini invece gira come Fiore. Campini non molto in forma, magari non ha avuto molto tempo per allenarsi. Comunque, ottimo risultato perché è lì sul podio. E quindi, non stiamo parlando di un fermo. Diego Taddeolini, ottimo risultato anche per il Buster Steam che comunque ne piazza due nei primi 5, perché Diego Taddeolini, perché se aspettiamo Paolo Avoia, allora ci mette il figlio, ci mette la piazzazzo, mamma mia che è uscita quest'Audi, ci mette una pezza il figlio, grande Paolo, grande caso, Alex Mares settimo, sesto pinto. E battaglie no 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 niente ai dietro è Mondadori Stagno, Mondadori Stagno sono vicini, Vampo Darera, Mondadori Stagno, sono due Audi, vai Eccole. ancora ancora, eccole eccole, se si giocano alla dodicesima posizione. Giocano al dodicesimo, non sono lontanissimi, ma non so, la Madonna, no, ma adesso sono distante, no, 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 ha sbagliato. Stato un errore di qualcuno. Errore, errore, sì, errore allora di, non di, ecco, errore di Mondadori, Stagno, niente, si rilassa per questi ultimi 3 minuti e mezzo, diciamo, gara. Fiore. Fiore. Fiori, fiori, fiori. No, quello era Pinto. Era Pinto, Pinto in 2.17. Vediamo il giro che fa adesso. Pinto. Allora, Pinto 2.17.4. Taddeolini 2.17.3. No, niente da fare. Figlio il prodigo di Paolo Taddeolini. Sta andando forte, molto forte. Sta facendo veramente una bella gara. Sta facendo veramente un'ottima gara. Intanto DNF per Mondadori. Deve aver spaccato tutta la macchina. Quella divagazione che ha fatto prima. Si stampò. Tanto le prime posizioni, a meno che qualcuno non faccia una cavolata. C'è Maresta che non è troppo distante da Pinto, mio caro Simone. Maresta gira in 2.16.5. Maresta. Pinto invece gira in 2.17.4. Quindi c'è molto. Vediamo Sì. in 2 minuti. Vediamo se in 2 minuti, vediamo se praticamente in tutto questo giro, questo ormai quasi metà giro, tre quarti di giro, è l'ultimo. Vediamo se Maresta riesce ad andare a prendere Pinto. Ma se il tempo sì. Eh sì, in teoria sì, perché viaggiano quasi con 2 secondi di distacco. Quindi se Maresta mantiene la calma, molto probabilmente riuscirà ad andare a prendere Pinto. Sì, si sta avvicinando. Ricordiamo che un conto è avvicinarlo, un conto poi è superarlo. Vediamo, vediamo, vediamo un po'. Comunque Pinto non mi sembra poi così lontano. Adesso vediamo che tempo farà Pinto e vediamo che tempo farà Maresta e quindi Comunque di l'ultimo conseguenza. giro. Eh sì, è l'ultimo giro, c'ha un giro. Viaggia mezzo secondo. No, ma che cazzo ho detto prima? Viaggia solo mezzo secondo veloce Maresta. No, un secondo. Vediamo. Da 17 metri a 16 e mezzo. Esatto. Quindi vediamo se Maresta in questo ultimo giro riesce ad andare a prendere, superare un secondo e mezzo di distacco adesso. C'è un secondo e mezzo di distacco adesso.
Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa. Anche perché c'è solo questa lotta alla fine. Vabbè che poi alla fine Taddeolini ha un secondo e mezzo da Pinto, eh. C'è anche Taddeolini che non è proprio lì. Molto, non è molto distante. Adesso però vediamo perché un secondo e mezzo in un giro mi sembra un po' tantino. Sembra un po' Lontano, difficile. lontano. Mi sembra un po' difficile. Pensavo fosse più vicino, mentre invece no. Probabilmente Pinto si è anche reso conto che andava a prenderlo. Però i suoi tipi sono sul Sono io, comunque 2.17 T3. e invece Maresta gira un secondo più veloce di Pinto. Ma un secondo, secondo me, non basta. Non basta. Non basta. Questi tre arrivano all'ultimo giro a pigliarsi a cazzotti. Poi sei sul filo del decimo, del secondo, del mezzo secondo. Intanto Pinto sbaglia un'uscita di una curva molto importante e Maresta si avvicina. Ma secondo me, praticamente quasi, a meno che Pinto non faccia proprio un erroraccio, ma la vedo difficile. Attaccato però. Eh sì, è vicino, ma adesso dovrebbe sfruttare tutta la scia e ha solo un'opportunità. Ma stop. Beh già, Maresta, solo una possibilità, Maresta, grande Maresta. Forza Maresta, dai che c'è solo una possibilità. E forza Pinto. Vediamo se riesce a difendere la posizione Moretto Pinto. intanto taglio. Sì, Moretto vince, bravissimo, Pizzo secondo, Campini terzo, questo è il podio. Ah, Maresta non esce bene da questa curva. Arrivano all'ultima staccata. Cazzo, mi hai cambiato! No, niente, Maresta non riesce, non riesce, non riesce, non riesce. Niente da fare, Maresta del diede, sì, ciao. Fa anche un po', sì, Maresta magari. Ok, va bene. È andata Niente, bene ci ha così. provato. Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta, ci ha provato. Maresta settimo, quindi Pinto sesto, Taddeolini quinto, quarto fiore. Canezza. Arriva, appunto, sì, arriva Conte adesso in decima posizione, Pianezza Dragoni, Conte, Stagno, adesso Qua. dovrebbe, bravissimo Simone, Stagno conclude la sua prima gara in undicesima posizione, subito a ridosso della top ten. Andiamo ad arrivare Gritti, dietro Gritti, Iacovoni, comunque non è distantissimo, quindi anche loro hanno avuto un ultimo giro abbastanza teso, poi Caverio. Sono in lotta. No, ormai è. Caveri, guardalo! Ultima staccata, ultima staccata! Che cazzo fanno? Li lascia là! Oh, sorpasso! Toccatina! Aia, 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 aia. Era dentro, però molto correttamente. Molto corretto Caverio, che lascia passare Federici perché si è reso conto di aver fatto un errorino. Molto, molto bravo Caverio. Molto, molto bravo. Molto corretto. Si è reso conto del proprio errore. Bruzzone lo nigro. De Matteo strano. De Matteo 18esimo, pilota che si era ullala. Oh no. De No, Matteo. De Matteo proprio gli ultimi 100 metri. de Dio. De Matteo che sembrava essere molto competitivo, a Nogaro aveva fatto ottimi tempi. Un'ottima gara, e qui a Spa lo vediamo 18esimo. Ah, si rifarà, si rifarà. Si rifarà. Quindi gara conclusa. Gara che appunto vede vincitore della prima manche di questo round, Moretto, Pizzo secondo, chiude il podio Campini, medaglia di legno per il nostro Marco Fiore. Quindi ottima gara, ricordiamo che c'è stata la dipartita di Dino Scicala, che era uno dei favoriti. Tutti i manager gli ha portato sfiga. E quindi si è chiusa la prima gara. A posto così. Bene, buonanotte a tutti e alla prossima se ci abbiamo voglia. Buonanotte. Ciao ciao, buonanotte, buonanotte, buonanotte.